Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Dal Vangelo secondo Giovanni. Gloria a te, Signore. Il primo giorno della settimana Maria di Magdala corse e andò da Simon Pietro e dall'altro discepolo, quello che Gesù amava, e disse loro: «Hanno portato via il Signore dal sepolcro e non sappiamo dove l'hanno posto». Pietro allora uscì insieme all'altro discepolo e si recarono al sepolcro. Correvano insieme tutti e due, ma l'altro discepolo corse più veloce di Pietro e giunse per primo al sepolcro. Si chinò, vide i teli posati là, ma non entrò. Giunse intanto anche Simon Pietro, che lo seguiva, ed entrò nel sepolcro e osservò i teli posati là. E il sudario che era stato sul suo capo, non posato là con i teli, ma avvolto in un luogo a parte. Allora entrò anche l'altro discepolo che era giunto per primo al sepolcro e vide e credette. Parola del Signore. Gloria a te, O Cristo. Sia lodato Gesù Cristo. È iniziata ieri l'ottava di Natale, in cui la Chiesa celebra alcuni testimoni di Gesù, che è la vera luce del mondo. Dopo Santo Stefano, che quest'anno non abbiamo celebrato, ricordiamo oggi San Giovanni Apostolo ed Evangelista. È il secondo testimone qualificato della luce che è Cristo. San Giovanni era nativo di Betsaida, città della Galilea. I suoi genitori erano Zebedeo e Salomè. Giacomo, il maggiore, era suo fratello. Formavano una famiglia di pescatori che, quando conobbero il Signore, si misero senza esitare a sua totale disposizione. L'Apostolo Giovanni, prima di conoscere Gesù, era stato discepolo di Giovanni Battista, finché un giorno Gesù passò di lì e il precursore lo indicò: «Ecco l'agnello di Dio». Sentendolo parlare così, insieme all'Apostolo Andrea seguì Gesù e quel giorno si fermò presso di lui. San Giovanni non dimenticò mai più quel primo incontro con il Maestro. Non ha voluto dirci niente di quello che in quel giorno fu il suo colloquio col Maestro. Sappiamo solo che da allora non l'abbandonò mai più. Quando ormai vecchio scriverà il suo Vangelo, non tralascerà di annotare l'ora in cui era avvenuto l'incontro con Gesù. Erano circa le 4 del pomeriggio. In seguito Gesù chiamò Giovanni definitivamente a far parte del gruppo dei dodici. Era di gran lunga il più giovane degli apostoli quando rispose alla chiamata del Signore. E lo fece con tutto il cuore, con amore indiviso ed esclusivo. In San Giovanni, come in tutti i cristiani, la scoperta della vocazione personale è il momento più importante di ogni esistenza, perché fa comprendere il significato profondo della propria vita e la missione che dobbiamo svolgere nel mondo. Tutta la vita di San Giovanni era concentrata in Gesù, suo Signore e Maestro. Trovò lo scopo della sua vita nell'essere fedele a Gesù. Non oppose alcuna resistenza alla chiamata. Seppe stare sul Calvario quando tutti gli altri apostoli erano scomparsi. Così deve essere la nostra vita. Il Signore ha chiamato tutti noi a seguirlo e a imitarlo. E da tutti noi attende una fedeltà gioiosa e ferma, come fu quella dell'Apostolo San Giovanni, anche nei momenti difficili. Come Pietro, anche Giovanni ricevette dal Signore particolari dimostrazioni di amicizia e di confidenza. Gesù quindi gli portava un affetto speciale. Era il discepolo che Gesù amava. Prova ne sia che nel momento solenne dell'ultima cena, quando Gesù
annuncia il tradimento di uno di loro, Giovanni, poggiando il capo sul suo petto, non esita a domandare al Signore il nome di chi stava per tradire. Ma la suprema espressione di amore e di fiducia nel discepolo amato avviene quando dalla croce il Maestro affida a lui la madre sua, l'amore più grande che avesse avuto sulla terra. Se per Giovanni fu importante il momento in cui lo chiamò a seguirlo lasciando ogni cosa, ora sul Calvario, riceve l'incarico più delicato, prendersi cura della madre di Dio. Figlio, ecco tua madre. E da quel momento il discepolo la prese nella sua casa. A Giovanni, come a nessun altro, la Vergine ha potuto parlare di tutto quello che conservava nel suo cuore. Possiamo anche immaginare l'enorme influsso che la Vergine esercitò sull'anima del giovane apostolo. Tutti noi cristiani rappresentati in Giovanni siamo figli di Maria. Dobbiamo imparare da Giovanni a trattarla con confidenza. Gli autori spirituali hanno visto in queste parole del Vangelo un invito rivolto a tutti e ad accogliere Maria nella loro vita. Il Vangelo della Messa riferisce che San Giovanni fu il primo ad arrivare alla tomba vuota di Gesù e il primo a credere nella sua risurrezione, perché l'amore mette le ali ai piedi e facilita il cammino della fede. La sua testimonianza nella risurrezione del Signore è il fondamento della nostra fede, è la base di una tradizione evangelica che non è teoria acquisita con lo studio, bensì storia provata, vissuta e testimoniata dall'Apostolo. A questa testimonianza ci richiama San Giovanni nella prima lettura odierna. Ciò che noi abbiamo contemplato e ciò che le nostre mani hanno toccato, ossia il Verbo della vita, quello che abbiamo veduto e udito, noi lo annunziamo anche a voi, perché siate in comunione con noi. Ci diamo questa sera all'Apostolo prediletto di rimanere fedeli alla nostra vocazione, di seguire Gesù con grande generosità sino alla fine dei nostri giorni, e impariamo da Lui, come figli e consacrati di Maria Corredentrice, a prendere con noi la Vergine Maria, ad accoglierla nella nostra vita, a portarla sempre nel nostro cuore, a non offenderla mai con i nostri peccati, a trattarla con maggiore confidenza, a invocarla spesso e soprattutto nei momenti di particolare difficoltà, a rivolgerci a lei con grande fiducia. Sia lodato Gesù Cristo. Sempre sia lodato.